Fabrizio Viassi, tecnico del Fossano, a una giornata alla fine, matematicamente salvo. Olè! Olè! Vai, vai tu, a ruota libera. A ruota libera potrei fare dei disastri, quindi meglio, meglio che mi godo questo momento con i ragazzi, che sono stati veri artefici di questo, penso, miracolo, oppure, come si può dire, impresa, chiamatela come volete. Sicuramente il 99,9 periodico degli addetti ai lavori e di tutti quanti ci davano per spacciati, quindi invece senza che nessuno, e lo sottolineo perché sennò mi incazzo alla grande, senza che nessuno ci regalasse nulla, abbiamo fatto e abbiamo chiesto niente a nessuno, abbiamo fatto dei risultati sorprendenti. Ho sempre detto che quando la squadra sarebbe stata al completo se la sarebbe giocato con tutti, per tantissimi motivi, perché oggi faccio un nome così non famoso, che è Galvagno, che oggi ha giocato una partita stratosferica dopo un mese o due che manco lo cagavo, nel senso buono, però lui sa quanto lo stimo e la società cosa pensa di lui, e si è fatto trovare pronto come tantissimi altri giocatori, anche quando sono fatti trovare pronti poche volte, nel senso che sono stati chiamati in causa poche volte. Quindi penso un'impresa titanica, perché tra mille difficoltà che abbiamo avuto, e anche oggi direi tutto, se uno guarda la distinta sembra stare 7 giorni, domenica scorsa uguale, domenica prima 7, quindi così sono cresciuti, siamo cresciuti, merito di tutti, anche della società che tra virgolette non mi ha rotti i coglioni, nel senso che non mi ha messo quella pressione, così mi ha lasciato lavorare tranquillo e ha creduto nel lavoro degli anni prima e quello che avevo fatto, e quindi così non ha lasciato fare, non ci ha fatto mancare niente, perché abbiamo preparato sempre tutte le partite bene, ritiri contro ritiri e cose varie, quindi bravi, ma bravi tutti i ragazzi. Penso che quando con 10 punti all'inizio del ritorno è difficile arrivare al campo dopo 7-8 sconfitte consecutive o situazioni difficili, quindi il merito esclusivo è stato che hanno creduto in quello che gli dicessi ogni martedì, ogni mercoledì, e come prepararsi la partita, quindi sia stati magari, rispetto a chi conosceva un Fossano un po' più frizzante, sia stati più cinici, ma anche oggi contro una squadra che sicuramente, diciamo, ha festeggiato, non ha così, però abbiamo creato delle palle gol, penso, di ottima fattura, con giocate e cose varie, quindi merito, ripeto, di questi ragazzi che sono sempre stati disponibili, mi hanno sopportato, perché penso che sopportarmi è difficile, quindi hanno lavorato sempre bene, poi niente, abbiamo messo la ciliegina sulla torta oggi. Due adesso c'è un voto che avete fatto e che dovete rispettare, una scommessa, qualcosa, e poi adesso... No, non so se poi lo vogliono dire loro. Ah, ok. Diciamo, io forse a luglio mi metterò a dieta ancora, perché sarò un po' più tranquillo, quindi adesso per il nervoso e la tensione mi sarei mangiato anche il pullman, quindi va bene così. Adesso ci godoniamo 2 giorni di riposo, e poi sabato darò spazio a quelli che hanno giocato poco, e perché è giusto che sia. E adesso Fabrizio Viassi, prossima stagione sempre Fossano? Prossima stagione devo parlare col presidente, se sono al Fossano non lo so, è lui che deve dirlo, glielo facciamo dire in diretta. mi rifaccio la domanda. Adesso Fabrizio Viassi, prossima stagione. Ma lui, Viassi, sta facendo un po' il politico. Lui sa che finché vuole rimanere a Fossano, Fossano è per la sua, non ha bisogno. Chi è? Non ha bisogno di riconferme da parte mia. Lui sa che nel momento in cui decide di prendere un'altra strada, la condividiamo come abbiamo condiviso questi anni fino ad oggi, dove oggi abbiamo raccolto un po' di soddisfazioni, ma domenica finita la partita con la Lavagnese, con coefficiente ogni 2-3, sabato 2-3 Sassoli dalla scarpa. Perfetto. Ho fatto una stagione in cui ho camminato sempre storto in silenzio, adesso stasera me li tolgo e domenica e sabato posso permettermi di raccontare un po' di cose. Va bene. Va bene? Grazie. Grazie mister, grazie Pres. Ciao.